dell'intervento. Allora, Gianfranco ha parlato della globalizzazione che stravolge gli assetti a cui eravamo abituati fino a pochissimo tempo fa, Trump protezionista, la Cina liberista. E i movimenti no global avevano già detto tutto o molto, insomma, no? Come ha detto Gianfranco già qualche anno fa. Beppe, vuoi approfondire, riprendere questi discorsi? Sappiamo com'è finita Cassandra, per cui vale poco aver detto l'avevamo detto, no? Anche se, perché se poi non sei stato in grado di tradurre quell'avevamo ragione in capacità di articolare un progetto politico in grado di avere presa sulla realtà, l'aver avuto ragione è una colpa in più. Cambia microfono. Vabbè, l'aver avuto ragione diventa una colpa in più e non un merito. Io però volevo intanto ringraziare le amiche, gli amici, le compagne e compagni di Monselice e della Bassa per aver organizzato questo momento di discussione e ringraziare Massimo per averci... Ringraziare Massimo per averci offerto con l'appello dei primi di agosto... lo spunto, l'esca per una discussione che è oggi più che mai necessaria, direi questione di vita o di morte se vogliamo vederla in questi termini. Io proverei a vedere se riusciamo a ribaltare un paio di luoghi comuni, un paio di narrazioni che oggi vanno per la maggiore. Allora, la prima è quella che vede il campo dello scontro diviso tra europeisti e sovranisti. Confesso che il secondo termine non mi piace neanche tanto, perché poi la sovranità politica è una cosa seria, no? E ha a che fare... E sarebbe interessante interrogarsi su questo, addirittura su quale presa oggi ha la forma dello Stato nazionale, sull'economia, sulla finanza, sulla comunicazione, sui flussi che caratterizzano quella che chiamavate globalizzazione. E dall'altra parte, sinceramente, credo che vada fatto uno sforzo per capire che cosa è successo negli ultimi anni. Massimo ha accennato a processi di lunga lena, trasformazioni che hanno riguardato l'organizzazione del lavoro, della produzione, la composizione sociale, il modo in cui si vive e si lavora. Io vorrei provare a portare lo sguardo un po' più vicino sugli anni che sono stati decisivi della crisi economico-finanziaria, che in Europa è stata essenzialmente una crisi del debito sovrano, della scelta di rispondere a questa crisi con politiche di austerity e dell'impatto sociale che queste politiche di austerity hanno avuto. Perché è questo terreno che si è intrecciato con quella crisi delle culture politiche a cui Massimo faceva riferimento. Ed è questo intreccio che ha prodotto la situazione in cui ci troviamo, no? L'esaurirsi della capacità di risposta delle culture politiche tradizionali e l'impatto sociale della crisi. Con una riflessione che però credo vada fatta, che quelle politiche di austerità, perlomeno dall'estate 2011 ad oggi, sono state gestite da una forma politica che quasi dappertutto in Europa è stata quella delle grandi coalizioni. E perché ci troviamo in questa situazione? Perché in fondo sono state le grandi forze politiche conservatrici insieme alle grandi forze politiche socialiste e socialdemocratiche a gestire insieme e a imporre insieme su scala europea le politiche di austerità. Se no non si capisce dove poi il popolo che, come abbiamo
discusso a Mestre oggi pomeriggio, tutti sappiamo che non esiste, ma che quando deve trovare il nemico si costituisce come popolo, è là che il nemico lo trova, no? Identificando in questa Europa e nelle sue istituzioni e nelle larghe intese che l'hanno governata in questi anni, il responsabile di processi di generalizzato impoverimento che ci sono stati. Perché sicuramente sullo sfondo ci sono quei cambiamenti strutturali, epocali, che abbiamo ricordato, ma quando un pezzo significativo del ceto medio si ritrova drammaticamente impoverito dalla crisi, quando anche dal punto di vista del sentire diffuso, l'orizzonte temporale del futuro non è più una promessa di cambiamento in meglio della condizione di vita al passaggio di generazione, ma diventa la realtà di un cambiamento in peggio delle condizioni di vita, delle condizioni reddituali, del modo con cui si vive e si lavora da una generazione all'altra, quando la prospettiva dei figli diventa peggiore di quella dei padri. Qua c'è un'inversione della grande promessa che il discorso sull'Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi rappresentava. E allora la domanda, tra l'altro, è: attenzione a non rappresentare questo scontro come quello tra europeisti e sovranisti, perché io non sono tanto sicuro che chi ha la responsabilità politica ormai di quasi un decennio di politiche di austerità, poi le radici sono quelle che Massimo ricordava prima, no? L'assunzione acritica di un modello sociale, no? La scelta adattativa rispetto alle trasformazioni epocali degli ultimi decenni. Ma io non sono sicuro che chi ha difeso quelle politiche di austerità l'abbia fatto in nome e per conto dell'Europa. Se ci pensate, proviamo a trasferire lo stesso ragionamento anche sul piano delle politiche delle migrazioni, o meglio dell'assenza di una politica europea delle migrazioni, no? Devo dire che a me ha fatto un po' incazzare qualche giorno fa una bella, bellissima intervista fatta da Sandro Veronesi sul Corriere della Sera a Oscar Capps. Oscar Capps è il fondatore di Open Arms, l'organizzazione di soccorso in mare di origine catalana, protagonista di una delle recenti crisi e scontri con il governo italiano, in particolare il ministro degli interni. Bene, Oscar Camps, che aveva il problema che dopo l'ultimo salvataggio di Open Arms aveva fermata per ragioni amministrative la sua imbarcazione nel porto di Barcellona, se la cavava all'inizio dell'intervista dicendo: non possiamo soccorrere in mare perché la nostra nave è ferma per colpa dell'Unione Europea. È una balla, perché, come dire, le politiche migratorie che sono fallite in tutta Europa non sono delle politiche decise a Bruxelles, sono politiche che sono figlie di quella logica, poi magari ci torniamo sopra, di quella logica intergovernativa che ha dominato il processo di costruzione europea. Cioè le fantomatiche burocrazie tecnocratiche di Bruxelles, certo esistono, hanno le loro regole, hanno i loro schemi, ma conducono delle politiche che sono decise dal fatto che manca una sovranità europea, dal fatto che quelle fantomatiche politiche dell'Unione Europea, che noi stessi in tante occasioni ci siamo trovati a criticare, denunciare, attaccare, sono in realtà il prodotto di tutte le contraddizioni delle relazioni intergovernative, cioè della contraddittoria sommatoria delle politiche dei singoli stati e governi nazionali. E l'esempio che faceva Gianfranco, no? Sull'effetto paradosso della relazione tra i nazionalisti di ogni paese, il disastro che queste politiche producono. E lo stesso discorso potrebbe essere fatto per le politiche di austerità, cioè quel tipo di politiche sono state il risultato del fatto che alcuni interessi
nazionali hanno predominato rispetto ad altri interessi nazionali anche nel campo economico e sociale, e che, come dire, un certo tipo di atteggiamento nei confronti delle economie dei paesi del Sud Europa è stato determinato da un'egemonia di fatto di alcuni paesi e di alcune economie dell'Europa centrale e del nord. Allora, attenzione, perché se no perdiamo di vista il fatto che i migliori alleati in questi ultimi 10 anni della crescita, chiamiamoli col loro nome, dei nazionalismi, dei nuovi nazionalismi in tutta Europa, sono stati proprio i sedicenti europeisti. Cioè quelli che, agitando la bandiera blu con le stelline gialle, hanno in realtà lavorato per interessi ben precisi e hanno alimentato, hanno gettato benzina sul fuoco dei nazionalismi e di ogni politica di chiusura identitaria o non che fosse. Seconda cosa, e chiudo, forse vale la pena anche di fare i nostri nemici, i nostri avversari meno forti di quello che sono. In questo momento ci appaiono fortissimi, no? Vincono tutte le elezioni ovunque si presentino, il consenso di Salvini e della nuova Lega Nazionale, che poco ha a che fare anche con la Lega delle origini, quelle istanze di autonomia, autogoverno territoriale che in maniera per quanto distorta la prima Lega cercava di interpretare, ci sembrano irresistibili, con livelli di consenso appunto in irresistibile ascesa. Io ho l'impressione che potremmo provare a interpretare anche questi fenomeni allo stesso modo in cui le donne, forse di uno dei pochi movimenti globali che attualmente calcano la scena, quello di Non Una di Meno, ci insegnano a guardare alla violenza patriarcale, no? Non come la manifestazione di uno stato di buona salute delle posizioni di dominio maschile, di dominio di genere, no? Ma come il sintomo invece di una crisi proprio, no? di una difficoltà a far presa di quel potere patriarcale che non a caso dai linguaggi fino alla realtà del femminicidio finisce per esprimersi invece nei termini più violenti, aggressivi, proprio perché vede sfuggire quella presa. Ecco, forse anche questo ritorno, no? Questo backlash dei nazionalismi in tutta Europa è il sintomo del fatto che quella forma politica lì, Massimo lo diceva bene aprendo questa nostra discussione, quella forma politica lì dello Stato nazionale non riesce più a far presa sui grandi processi, no? E quindi ha bisogno di manifestarsi rappresentando una capacità di intervento, rappresentando una capacità di esercitare potere sovrano che invece nelle cose non c'è più. Tutto questo ci porta però a una necessità, che è quella che è mancata nei 10 anni dell'austerità, quella di rendere chiara, visibile, comprensibile, praticabile un'alternativa, ma credo che di questo avremo tempo di discutere, di quali alternative costruire alla situazione in cui ci troviamo in un secondo giro. Grazie.